Lei disse: «Ho sentito che i monaci cercano alloggio in molte case. Perché non vieni a stare a casa mia?» Gautama disse: «Se ti invita con così tanto affetto, devi andare a stare lì». Allora la gente disse: «Vedi, è andato». Gautama, il Buddha, con un folto gruppo di suoi discepoli, era continuamente in viaggio. Stabilì una regola che, durante la stagione dei monsoni, quei 2 mesi e mezzo, puoi restare nello stesso posto. La regola per i sannyasi, o i monaci che erano con lui, è che non dovresti mai stare in nessun posto per più di 2 giorni. Normalmente i monaci erano ospitati in molte case, quindi lui trasmise questa regola: non rimani più di 2 notti in una casa, perché sarebbe troppo pesante per l'ospite. Stanno ospitando 10 persone. Non stai lì per un mese. 2 giorni. Dovrebbe essere un giorno, 2 perché hai percorso una lunga distanza, poi arrivi. Un po' di tempo di recupero. Ma durante la stagione dei monsoni, disse, fino a 2 o 2 mesi e mezzo puoi restare in un posto. Perché camminare nelle giungle di quella regione, nella stagione dei monsoni, sarebbe pericoloso e molti perderebbero la vita. Quindi questo è un periodo così. Stavano in una grande città ed erano sparsi in molte case. I monaci uscivano a chiedere l'elemosina alle persone. Ananda, o Anandatirtha, come era conosciuto, che era il fratello maggiore di Gautama prima del suo monachesimo, uscì e c'era una cortigiana o una prostituta in città. Lei gli diede l'elemosina, lo guardò, un bel giovanotto, alto e dritto. Disse: «Ho sentito che i monaci cercano alloggio in molte case. Perché non vieni a stare a casa mia?» Ananda disse: «Non ho problemi, ma devo chiedere al Buddha dove dovrei stare». Allora lei divenne davvero sfrontata. Disse: «Oh, lo chiederai al tuo guru? Vai a chiederglielo, vediamo cosa dice». Poi Ananda portò ciò che aveva raccolto per la giornata. Gautama era seduto, lui arrivò e lo posò ai suoi piedi. Tutti devono trovare cibo e alloggio ovunque vadano. Ananda chiese: «Così, questa signora mi sta invitando, posso stare lì?» Gautama disse: «Se ti invita con tanto affetto, devi andare a stare lì». Gli abitanti che erano seduti lì dissero: «Cosa? Un monaco andrà a stare a casa di una prostituta? È finita». Questo processo spirituale è diventato corrotto. Gautama li guardò e disse: «Perché siete così preoccupati? La signora lo sta invitando. Che vada, qual è il problema?» Iniziarono tutti ad alzarsi e ad urlare. Lui disse: «Aspettate, sono su questo sentiero perché vedo che questo è il modo più potente di vivere. Ora mi state dicendo che i modi di lei sono più potenti dei miei». Se questa è la verità, andrò anch'io a unirmi a lei. Sono qui perché vedo che questo è il modo più prezioso e potente di esistere. Se pensate che i suoi modi siano migliori dei miei, dovrei andare anch'io ad unirmi a lei, perché se sei un vero ricercatore, è così che dovrebbe essere. Se hai trovato qualcosa di molto più elevato, scegli quello. Allora la gente gridava e molti di loro ovviamente se ne andarono. Poi Ananda andò a stare con lei. Tempo di monsoni. A causa della pioggia diventa freddo. Il monaco indossa un abito leggero. Allora lei gli diede una bella sciarpa di seta. Lui si coprì. Allora la gente disse: «Vedi, è andato». Lei cucinò del buon cibo e glielo diede. Lui mangiò. Poi la sera ballò per lui. Lui si sedette, osservando molto attentamente, con la massima attenzione. Allora, quando sentirono la musica, «Ecco qui, è finita».
le cose andarono avanti. Quando arrivò il momento, quando le piogge si fermarono, quando era ora di partire, Ananda giunse da Gautama insieme ad una monaca. Quindi, il potere di essere sul sentiero della verità è stato presente, ma è stato molte volte al suo picco, ma non è mai diventato popolare. Vedo che oggi, grazie alla nostra capacità di comunicare, grazie agli strumenti tecnologici, il desiderio naturale, il desiderio innato in un essere umano di trovare la verità. Questa non è una cosa insegnata, non è qualcosa che è stato insegnato alle persone, che tu debba cercare la verità. È naturale per l'intelligenza umana cercare ciò che è più elevato. Se ti viene data un'opzione, qualsiasi essere umano, se gli dai l'opzione di essere qui o là, dirà sempre «voglio essere là». In questo momento potrebbe essere invischiato qui, ma l'aspirazione è di raggiungere ciò che è più elevato. È solo che dobbiamo mostrargli che esistono ebbrezze migliori che ubriacarsi, esistono ebbrezze migliori delle droghe, ebbrezze migliori dell'essere coinvolti nel dramma sociale, ebbrezze migliori dell'essere migliori di qualcun altro. Dobbiamo solo mostrarglielo, dobbiamo fargli capire esiste un'ebbrezza migliore. Da sempre, molti saggi, santi, yogi, guru, stanno facendo questo. Ma, come ho detto, erano persone amabili, non avevano una voce come me. Non avevano un microfono. Non avevano strumenti con cui poter parlare con qualcuno laggiù. Potevano parlare solo alle persone qui. Nonostante questo, hanno fatto cose straordinarie. Per i loro tempi, molti di loro hanno fatto cose straordinarie per pura grazia ed energia. Milioni di persone intorno a sé le hanno trasformate. Milioni di persone intorno a sé le hanno messe sul sentiero della verità, sul potere della verità. Ma è arrivato un momento in cui la nostra capacità di comunicare è tale che possiamo far passare la verità attraverso ogni porta. Far bussare la verità alla mente e al cuore di tutti. Mai prima d'oggi questo è stato possibile. La tecnologia ci ha portato a questo punto. Sento che questa è l'era migliore di sempre per rendere popolare la verità, per essere veritieri, per aspirare alla verità, per cercare la verità, la forza principale sul pianeta, perché abbiamo strumenti che nessuno ha mai avuto.